Ciao a tutti, la video ricetta di oggi è un ciambellone. Lo andrò a realizzare con dei frutti di stagione, i loti. Non andrò ad inserire nell'impasto del ciambellone né il latte né il burro, ma verrà ugualmente un ciambellone morbidissimo. Andiamo quindi di seguito a vedere tutte le fasi di preparazione e gli ingredienti per realizzare il ciambellone ai loti. Per prima cosa vado a pulire i loti, che dovranno essere morbidi, quindi molto maturi. Vado intanto a togliere il picciolo e quando sono maturi si estrae con molta facilità. Lo vado a dividere in quattro parti. E dopo vado praticamente a passare la lama del coltello tra la polpa e la buccia e vado a prelevare solo la polpa. La buccia la andrò a buttare via. Procedo fino a pulirlo tutto. Per ottenere 220 grammi di polpa di kaki mi ce ne sono voluti due medi. Adesso vado a schiacciarla con una forchetta, ma volendo, se volete eliminare anche eventuali filamenti, potete tranquillamente andarlo a passare con un passaverdure. Ho ben schiacciato tutta la polpa, adesso metto via un attimo e procedo con la preparazione del ciambellone. Prendo un contenitore, ci vado a mettere due uova intere con lo zucchero semolato. Vado a lavorare con una frusta. Ho lavorato brevemente lo zucchero con le uova, adesso vado ad aggiungere la scorza grattugiata di un'arancia. Metto una bustina di vanillina e la polpa dei loti. Continuo a mescolare con la frusta. Aggiungo l'olio di semi e arrivata a questo punto posso integrare la farina a cucchiaiate. Quindi, come vedete, il procedimento di questo dolce è davvero semplicissimo. Procedo mettendo la farina fino ad integrarla tutta. Arrivata a questo punto aggiungo una bustina di lievito per dolci. L'impasto del ciambellone è pronto per essere inserito in una tortiera per ciambelle. Ho imburrato ed infarinato uno stampo per ciambelle, il diametro dello stampo è di 22 cm. Ci vado a distribuire all'interno il composto della torta. Adesso il ciambellone è pronto per essere messo in forno statico, già caldo, a 180 gradi per 40-45 minuti. Ed ecco il ciambellone appena sfornato, lo lascio freddare, lo vado a spolverizzare con dello zucchero a velo e poi è pronto per essere servito. Ecco il ciambellone ai loti pronto per essere servito. È delizioso sia per colazione che per merenda. È morbidissimo, profumatissimo, ha davvero un ottimo sapore. Provatelo, poi fatemi sapere. Un bacione a tutti, vi abbraccio con immenso affetto e alla prossima video ricetta. Ciao!